Senatore Candiani, fresco di nomina, pronto per Palazzo Madama, la Lega Nord farà una dura posizione contro un governo, anche se non si sa chi sarà questo governo, per cercare di aiutare Maroni nel realizzare l'obiettivo della macroregione. Certamente, noi saremo il randello dei Maroni, il randello della Lombardia, il randello di tutti i cittadini del nord nei confronti di qualsiasi governo si dovesse insediare nella capitale. È chiaro che questo è il nostro scopo, quello di riuscire ad essere quindi efficaci per portare avanti le istanze che occorrono allo sviluppo del nord, della ripresa. Non ci interessa partecipare a un governo o a un altro governo se non c'è ovviamente un interesse del nord. Saremo l'opposizione in maniera ferrea. Ci sarà chiesto di prenderci delle responsabilità, ce le prenderemo fino in fondo. Il nostro compito è quello di essere appunto il grande strumento di battaglia della Lega Nord presso il governo per impedire che vengano perpetrati nuovi scempi nei confronti dei nostri cittadini che soffrono nell'economia in particolare e soprattutto per portare avanti le istanze per la macroregione. In questo momento si parla di un congelamento del governo, una specie di tipo quello che è successo in Belgio, ecco. Secondo lei questo scenario potrebbe danneggiare ulteriormente il nostro paese? Ma allora, quelle che saranno le scelte legate al governo, aspettiamo di vederle appena ci saranno le consultazioni. Una cosa è certa, non interessa il governo della Regione Lombardia. Abbiamo il governatore, abbiamo una maggioranza solida in Consiglio regionale e adesso questo deve andare ovviamente ad essere posto anche sul tavolo romano. Non ci interessa, ripeto, stare dietro alle quisquiglie della politica romana, ci interessa proprio affermare le istanze del nord. Cristian Invernizzi, la soddisfazione di una giornata del genere con tutti i nuovi eletti della Lega. Sì, soprattutto la soddisfazione di essere qui con tanti neoconsiglieri regionali, che è quello che veramente conta. Il trovarsi qui a festeggiare la conquista con Roberto Maroni della Lombardia, penso che è qualcosa che soltanto qualche mese fa probabilmente sarebbe stato insperato. Veramente una grande soddisfazione, la Lega viva, la Lega c'è. Dopo le battaglie sul territorio bergamo si passerà alle battaglie a Roma. E cosa cambierà? No, spero poco perché io voglio continuare a fare le mie battaglie a Bergamo e quindi a Roma sarà interessante vedere quello che succederà. Mi auguro che il pacchetto di deputati e di senatori ridotto rispetto a quello che c'era prima, comunque combatta per quanto riguarda soprattutto il tema centrale della campagna elettorale, che è stato quello di trattenere il 75% delle tasse al nord. Penso che la nostra missione, per quanto durerà, questo lo vedremo, sarà soprattutto questa: giocare di sponda con le regioni del nord, perché ormai i giochi, si è capito, sono qua. Si aspettava una vittoria così schiacciante. Eravamo a Bergamo, casa sua, per la chiusura della campagna elettorale. I risultati hanno dato davvero ragione. I risultati hanno dato un'assoluta ragione a Roberto Maroni. Diciamo che come parecchi, anch'io purtroppo ho avuto il vizio di fidarmi dai sondaggi. Probabilmente in questo paese sicuramente i politici è giusto che cambino, però anche i sondaggisti magari sarebbe anche il caso che facessero qualcosa di meglio, perché obiettivamente hanno cannato in un modo incredibile. Per cui il fatto che arrivasse una vittoria anche così, in questi numeri così inaspettata, è stata ancora più bella.